Domenica 22 agosto a Villa Scontrone è stata presentata la cartolina con il relativo annullo filatelico dedicati alle celebrazioni in onore della Madonna di Canneto, un'occasione più unica che rara per il comune di Scontrone, il quale si è visto inserito nel programma aziendale di Poste Italiane nell'ambito della valorizzazione dei piccoli comuni. Per l'occasione, Poste Italiane ha attivato il servizio filatelico temporaneo in Piazza del Carmelo, a Villa Scontrone, per distribuire le cartoline raffiguranti quattro immagini del comune abruzzese, un particolare della piazza di Scontrone con il campanile, la gola fluviale tra Barrea e Scontrone in autunno, un tratto del fiume Sangro a Villa Scontrone ed uno scorcio di Villa Scontrone in inverno. L'annullo filatelico è dedicato invece al pellegrinaggio al santuario della Madonna di Canneto, meta di un antichissimo pellegrinaggio da parte della popolazione locale tra il 20 e il 22 agosto, come ci spiega ai microfoni di TeleAS il sindaco Ileana Schipani. Sì, oggi è una giornata molto particolare per il nostro comune e per i nostri paesi. Diciamo che ci sono una serie di eventi che si sono intrecciati un po' casualmente all'inizio, poi con una certa alchimia, e hanno a tema il pellegrinaggio della Madonna di Canneto, per noi una tradizione storica sentitissima nella comunità, a Villa Scontrone in particolare. Oggi si festeggia proprio il giorno in cui normalmente i pellegrini rientrano dal santuario, c'è quindi sempre una grande accoglienza, una messa dedicata in onore della Madonna che abbiamo appena celebrato. E a questo tema è stato dedicato anche uno dei murales che abbiamo fatto realizzare in questi giorni. È un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale. In realtà è un progetto in auge da alcuni anni, ma finalmente quest'anno abbiamo avuto la possibilità di realizzarlo. Con un bel lavoro di squadra con la Giunta c'è stato il massimo impegno per portare a compimento questo progetto. Due murales è solo un inizio, un lancio. In particolare uno di questi rappresenta appunto il pellegrinaggio di un bimbo, può essere un papà, può essere un nonno, comunque una figura anche che vuole rappresentare quanto sia radicata questa tradizione anche a livello familiare all'interno della comunità, che si dirigono verso la Valle di Canneto e per arrivarci proprio all'alba si trovano la cima del Monte Meta davanti. Per di più è disegnato nella stessa prospettiva della montagna, quindi è anche, diciamo così, una certa suggestione. Un ulteriore murales riguarda invece il tema dell'infanzia, del gioco. Anche questo vuole un po' sottolineare, se vogliamo, una sorta di declinazione identitaria dei nostri luoghi, perché sono ancora paesi in cui è possibile giocare liberamente per le strade, dove i bambini possono avere esattamente quella libertà che magari nelle città non è più facilmente così rinvenibile. Lo stesso tema è ripreso poi nel cosiddetto annullo filatelico, che è un timbro che è stato stampato su una cartolina realizzata grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Anche questa è un'iniziativa, se vogliamo, nuova, nata così un po' chiacchierando, ma alla fine devo dire abbiamo capito anche l'importanza che può avere in termini di visibilità, di valorizzazione dei nostri luoghi. Rappresenta con diverse immagini squarci del bosco, ma anche natura, boschi, il fiume Sangro e in particolare diciamo nel proprio retro reca questo timbro con rappresentato lo stesso soggetto del murales e quindi abbiamo dato anche, come dire, abbiamo coniato con un timbro di Poste Italiane questo pellegrinaggio e questa tradizione, sancendo l'importanza che ha per la nostra comunità. I murales realizzati sulle facciate di abitazioni private, concesse generosamente dai proprietari degli immobili, ha ripreso un percorso portato avanti già dagli anni Ottanta nella parte alta di Scontrone. Ad imprimere l'arte sul muro sono stati gli street artist dell'associazione Artisti Anonimi Trullo di Roma, per voce della pittrice Manuela Merlo, in arte Human. Siamo stati chiamati dall'amministrazione comunale del comune di Scontrone per realizzare due murales. Uno appunto è quello che vedete qua dietro. Ci è stato suggerito di ispirarci a questo cammino che è molto sentito in questo paese, e stando qui abbiamo veramente potuto capire quanto questa tradizione è sentita dagli abitanti. Questo cammino è stato quasi un dipinto corale di tutti gli abitanti, perché chiunque
chiunque passava ci dava un consiglio se mettere più faggeto oppure fare il colore del cielo un po' più azzurro, le montagne un po' più rosa. Quindi è come se avessi già fatto questo cammino verso la meta, che è il monte che abbiamo rappresentato, che è quasi sacro per questo, per gli abitanti di Villa Scontrone. È stata bellissima l'accoglienza che abbiamo ricevuto, e ognuno ci offriva un caffè in questa settimana, tutti quanti ci hanno veramente aperto le braccia e ci hanno fatto sentire quanto è importante per loro questa montagna e questo cammino che viene appunto effettuato il 22 agosto. Anzi, il 20 partono e il 22 ritornano, quindi poi proprio in questi giorni. Quindi per noi è stato come fare il cammino verso la Madonna del Canneto. È stato veramente un caloroso benvenuto e quasi ci dispiace andare via.